La Freccia Rossa Final 8 si apre con un confronto che 6 anni fa è stato la finale scudetto. Milano punta a cancellare il KO dello scorso anno ai quarti con Brescia contro una Trento che arriva a Torino dopo aver vinto solo una delle ultime 7 gare di campionato. Polbiliga contro Johannes Voigtmann, comincia la Freccia Rossa Final 8. Shields, tripla aperta, non se la prende, attacca il recupero di Ab, riapre, Hall schiacciato per terra, Melli jumper da mezzo angolo, avversario! Grajulis prova a perfezionare il recupero e ci riesce, adesso corre il giocatore lettone, ma è 1 contro 3, a rimorchio arriva Ab che si alza per la tripla e la manda a bersaglio. Giustamente l'Olimpia prova a esplorare il mismatch che si crea sotto, Milotic attacca sul fondo contro Prentice Ab, riapre Napier, extra pass, tripla frontale per Javon Shields che la mette. Prende posizione profonda Cook, ricezione un po' difficoltosa, ma riesce comunque a mantenere il possesso servendo Grajulis che poi arma la mano di Alviti. Trento riparte in superiorità numerica, Alviti da molto lontano, soltanto retina per Davide Alviti che la gara da ex la sente come. Ecco Heinz che porta il blocco, Cook ruota su Flaccadori, Milotic liberato al tiro dalla distanza, sbaglia, rimbalza in attacco di Heinz che brucia la sirena con la correzione sull'errore di Milotic. Gran finale di quarto per Milano. Liberato Voigtmann che non vuole tirare, mandare in avvicinamento e poi all'ultimo secondo dei 24 serve Kyle Heinz. Poi blocca anche Biliga, c'è lo show di Voigtmann, Grajulis servito da Baldwin, scarica nell'angolo, tripla di Forlai, avversario. Ricciolo di Alviti che la butta via e l'intercetta la palla diretta a Biliga, poi serve Shields che sistema i piedi, spara a 3 punti e segna Javon Shields. Defense is always the key for us. I mean that's our staple, that's our foundation of this team. So once we locked in and once we started getting more focused on defense, we know that the offensive points are going to come. Voigtmann spalle a canestro contro Alviti che prova a toccargli il pallone, poi recupera, ma Voigtmann è molto bravo a girare intorno sia ad Alviti che anche all'aiuto di Cook, segna e c'è anche il contatto falloso. Poi lancia lungo per Shields, Devon Hall finalizza con l'inchiodata sull'alzata di Javon Shields, Milano da spettacolo nel completare questa transizione. Devono la di fronte Toto Forlai, vuole andare da Melli, un mismatch contro Mooney, la difesa aiuta adesso con Forlai, riapertura di Melli per Devono liberato al tiro, Milano gioca come un manuale. Viene servito con Mooney di fronte, lo attacca, lo brucia con un gran primo passo, poi scarica nell'angolo per la tripla di Pippo Ricci. Forlai attacca Flaccadori che tiene l'uno contro uno e stoppa l'ex compagno, poi però Forlai insiste, rimane concentrato e corregge il suo errore con il canestro. Qui Shields la butta via, Baldwin gliela strappa, corre Niang, lo cerca con il passaggio lungo, Baldwin, Niang segna e c'è anche il libero supplementare in arrivo. Voigtmann in fade away sopra Grajulis. Ricciola Baldwin, Ab tiene aperto il palleggio, poi tira sopra Bortolani. E qui Derek Cook regala un po' di spettacolo al pubblico di Trento. Finisce così alla Inalpi Arena, le assette Emporio Armani Milano batte la Dolomite Energia Trento 80-57.
Yeah, I think it was important for us to set the tone, especially defensively, so we can get out and run. And we did that. We really started the third quarter well, so that was important for us.